siamo qui con il candidato sindaco Gianni Papasso per l'Alleanza Civica Democratica Riformista a vedere anche di persona quali sono state le opere fatte e quale quelle che hanno bisogno in qualche modo di essere rifatte. Siamo a Giostratico, qua molti ricorderanno tempo fa che in questa zona si vedeva anche dall'alto, dal mondo di Cassano, c'era una discarica di rifiuti altamente inquinante e ad alto impatto ambientale. Adesso invece vediamo che è stata fatta una bella opera di ingegneria idraulica dall'amministrazione uscente Papasso. Sì, praticamente qui c'è stata una vecchia discarica dove abbiamo conferito i rifiuti di Cassano per qualche decennio. Poi è dismessa verso la metà degli anni 90, da quel momento praticamente la discarica comunque ha subito tutte le incursioni atmosferiche, quindi è il percolato che si è inoltrato nelle falde, una bomba ecologica contro la salute dei cittadini di Cassano. Io appena sono stato eletto sindaco ho ripreso, a dire la verità, una richiesta che era stata già avanzata alla Regione Calabria per ottenere un finanziamento per la bonifica della discarica. Con cocciutaggine sono andato a spingere per avere il finanziamento, ho sottoscritto la convenzione con la Regione, abbiamo appaltato i lavori e realizzato il lavoro, un'opera di ingegneria idraulica meravigliosa che testimonia l'impegno del sottoscritto, della mia amministrazione comunale in favore dell'ambiente. Credo che sia una grande opera di bonifica della vecchia discarica di Giostratico e di tutela della salute pubblica, un'opera positiva che abbiamo realizzato, e credo che questo sia anche il sinonimo di tante altre cose positive che nel settore dell'ambiente sono state realizzate, come dimenticare il fatto per esempio che gli impianti di depurazione del Comune di Cassano, dopo mesi che io fui eletto sindaco, furono tutti e sei sequestrati perché non venivano smaltiti anche da 5 anni. Oggi gli impianti di depurazione sono tutti perfettamente funzionanti, sugli stessi abbiamo investito circa 1 milione di euro per farli funzionare, per manutenzione ordinaria e straordinaria, e oggi tutti gli impianti hanno il certificato allo scarico delle acque da parte della provincia di Cosenza. Un grande risultato che magari non si vede, ma che serve a tutelare il nostro mare, perché attraverso l'utilizzo delle nostre risorse naturalistiche noi dobbiamo creare economia. Quindi tutela dell'ambiente al primo posto nella passata esperienza amministrativa, tutela dell'ambiente sarà al primo posto nella nuova amministrazione comunale che i cittadini eleggeranno il prossimo 5 giugno. Bene, questa è un'opera fatta dall'amministrazione Papasso, un'opera positiva che è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Come si vede alle nostre spalle, al centro polifunzionale delle grotte di Sant'Angelo, e devo dire che c'è uno stridore rispetto al grande panorama bellissimo che vediamo e a questo centro che è al di là di ogni immaginazione. Noi abbiamo sentito sempre parlare che era stato costruito su una paleofrana, ma chi viene qua rimane scioccato e anche allarmato per quello che vede. Che cosa è successo a questo centro? È successa una cosa semplicissima. Innanzitutto un saluto a tutti i telespettatori che ci seguono tramite l'emittente televisiva Telecassano. È successo che è stato costruito un polifunzionale molto bello, che era interessante dal punto di vista della fruizione, perché il centro delle grotte di Sant'Angelo diventava un centro nevralgico di incontri. C'è una sala polifunzionale, sala esposizione, poi naturalmente c'erano gli spazi per l'accoglienza. E che purtroppo quando è stato realizzato questo centro, che è inaugurato un paio di volte o tre, quindi c'è stata una forte propaganda da parte della precedente amministrazione comunale, il duo Iacobini-Gallo, perché Gallo era sindaco, Iacobini era assessore ai lavori pubblici. Questo centro purtroppo è stato costruito su una paleofrana che è ancora attiva,
E praticamente subito dopo la sua apertura ha incominciato ad avere problemi, e i problemi sono dovuti alla questione strutturale, perché ci sono delle fortissime lesioni, ci sono smottamenti che sono ben visibili anche all'occhio umano, e per questo motivo io, da sindaco in carica della città, ho coinvolto in questa vicenda la Protezione Civile regionale, ho coinvolto i tecnici geologi che stanno redigendo il piano strutturale associato, facemmo dei sopralluoghi qui al centro polifunzionale, e praticamente la Protezione Civile, con atti ufficiali, ha invitato il sindaco di Cassano, il sottoscritto, ad emettere ordinanza di chiusura del polifunzionale. Sono stati spesi 2,5 milioni di euro, e purtroppo questo centro non è fruibile, perché c'è bisogno di fare un'indagine approfondita sulla frana che lo riguarda, paleofrana, perché è una frana antica, conosciuta. Per altri cittadini di Cassano ricorderanno che verso la metà degli anni 80 da qui passava l'adduttrice che portava l'acqua da Frascineto al serbatoio comunale. Quell'adduttrice, proprio per la frana, saltò, Cassano è rimasto senza acqua per alcuni giorni ed è stato necessario spostare la conduttura sulla strada di via 4 Novembre, la strada che collega Cassano con Castrovillari. E adesso c'è da fare un'indagine approfondita. Devo dire che di questa vicenda se ne interessò anche il Consiglio Comunale. Ricordo che il Presidente del Consiglio Comunale chiese al Segretario Comunale di trasmettere la pratica alla Procura della Repubblica. Invece io ho cercato di essere più istituzionale, nel senso, ho voluto approfondire la vicenda, ho interessato la Protezione Civile, poi ho dovuto, su suggerimento della Protezione Civile, emettere questa ordinanza di chiusura, perché potrebbe scivolare, mi dicono i tecnici della Protezione Civile, da un momento all'altro l'intero complesso. E naturalmente stavamo dando incarico alla Protezione Civile, ad altre autorità competenti, di compiere un'indagine approfondita per pervenire ad una soluzione. In sostanza è un'opera fatta, sono stati spesi tanti soldi pubblici, 2,5 milioni di euro complessivamente il progetto è costato, e purtroppo non è fruibile. C'era bisogno di intervenire, fare un'indagine geologica approfondita. Da quello che dicevano i tecnici allora, pare che sull'area dove insiste il polifunzionale non c'era nemmeno la relazione geologica, perché agli atti c'era una relazione più complessiva. Morale della favola: c'è che il Comune di Cassano è citato anche in giudizio da parte di un tecnico, l'ingegnere Rossini, che è il capo dei tecnici che hanno progettato, hanno diretto i lavori, si sono interessati della costruzione di questo centro. C'è anche un'avvertenza, perché chiede altri 250.000 euro di competenze tecniche, e noi stavamo difendendo il comune. Se voi vedete in maniera approfondita, anche i cordoli che delimitano la strada sono stati montati alla storta, cioè praticamente c'è lo spigolo vivo dove le macchine possono rovinare i pneumatici, che andava montato senza dubbio diversamente come è stato montato. Noi non vogliamo qui fare critiche nei confronti di nessuno, non ci interessano i tecnici, tantomeno l'impresa, perché il problema è che il centro è stato costruito in un posto dove non poteva essere costruito, o se non con accorgimenti vari necessari ed opportuni. Cioè, qua si sa c'era una frana, costruire tutto questo cemento armato, appesantire, diciamo, il sito stesso, senza dubbio è stata una cosa che non doveva avvenire, non poteva avvenire. Pensate un po' che noi ci troviamo alle Grotte di Sant'Angelo, ma sotto c'è il rione, diciamo il vallone d'Altabella, che è interessata a frana, addirittura abbiamo dovuto chiudere la strada per tanto tempo, e il sottoscritto fece fare anche un'indagine geologica, idrogeologica, e presentammo alle autorità competenti un progetto preliminare per, diciamo, il consolidamento di questo costone. Allora è stato commesso un gravissimo errore, soldi pubblici spesi malamente, i cittadini di Cassano pagano le conseguenze di tutto questo. Io non sono qui
qui per fare scandalo, sono qui per portare l'attenzione della comunità di ciò che si è purtroppo venuto a determinare. Non servivano le inaugurazioni. Nel frattempo, in lontananza, noi non accediamo per evitare di entrare in area di cantiere, ci sono i lavori in corso per 800.000 euro, un progetto che ha fatto fare la mia amministrazione, di cui io sono stato protagonista insieme alla Giunta, insieme ai consiglieri comunali, 800.000 euro che abbiamo ottenuto dalla Regione Calabria. I lavori sono in corso di esecuzione, prevedono la penetrazione all'interno delle grotte, continuare con il percorso di sfruttamento interno, e naturalmente prevede una nuova strada di accesso che porta alle grotte in maniera da facilitare la visita del fruitore, e nello stesso tempo anche la reggimentazione delle acque meteoriche per evitare che le stesse possano ancora di più penetrare e costringere, provocare ulteriori smottamenti. E credo che dobbiamo esprimere il nostro disappunto, il nostro dispiacere per quello che si è verificato. Naturalmente non si può stare a guardare, c'è bisogno di tecnici specializzati e qualificati. La nuova amministrazione comunale dovrà lavorare per salvare il centro polifunzionale. Noi ci candidiamo a fare tutto questo, però è opportuno che i cittadini della città sappiano come stanno le cose e scrutano attraverso l'occhio vigile di Telecassano quello che è avvenuto. Poi il giudizio lo lascio ai cittadini. A me interessa, come candidato a sindaco, come sindaco uscente della città, segnalare un problema, denunciare lo spreco, lo sperpero di denaro pubblico in un posto che non doveva essere utilizzato, o se non con accorgimenti tali da non avere i problemi che stiamo avendo. Certamente è un peccato. Bene, noi abbiamo visto comunque che ci stanno dei danni strutturali che anche all'occhio di un profano sembrano, e credo che i cittadini avranno modo di vedere, forse non risanabili, ma c'è anche l'ipotesi e la possibilità che i tecnici possano dire che questo, non so come definirlo, insomma, questo scempio, insomma, in questa zona possa essere eliminato con un aggravio di spese da parte dell'amministrazione, perché le opere poi, quando vengono demolite, costano molto di più, anche il ripristino dei luoghi costa. Ripeto, noi abbiamo dato l'incarico alla Protezione Civile di seguirci. Io ho resistito nell'emettere l'ordinanza, perché la mia esperienza politica amministrativa mi porta a dire che prima di emettere, diciamo, un provvedimento bisogna pensarci bene, perché poi revocare il provvedimento non sembra facile. Io sono stato costretto, perché altrimenti le responsabilità sarebbero state mie. Cioè, immaginate un boss, c'è un convegno, pure ci sono fruitori, visitatori che sono all'interno e c'è un cedimento, cioè, il sindaco sarebbe arrestato. La Protezione Civile mi ha suggerito di emettere questa ordinanza. Io stavo già lavorando per vedere cosa fare per pervenire al recupero del centro, perché non è che possiamo far perdere tutti questi soldi. Da quello che mi hanno detto alcuni tecnici, alcuni geologi interessati, qui è venuto il professore Tanzi, che è l'attuale capo dipartimento della Protezione Civile regionale. Qui ci sono stati altri tecnici che stanno redigendo il PSA, che hanno redatto anche la mappa del rischio geologico dell'intero territorio comunale, e ci hanno rappresentato una situazione gravissima. Ci hanno detto che tutto è recuperabile, però bisogna vedere quante risorse bisogna impiegare. Io spero che la drammaticità che si presenta ai nostri occhi possa essere sminuita poi dall'accertamento approfondito tecnico, e spero che le risorse da impiegare devono essere poche, pochissime. Però immaginate un po', i comuni vivono in ristrettezze economiche, le risorse, anziché impiegarle per fare nuove cose, dobbiamo impiegarle per rifare cose che sono state mal fatte. Ci sono responsabilità politiche e amministrative, non è nemmeno giusto scaricare sui tecnici, perché la responsabilità politica di chi in quel momento era sindaco in carica, di chi in quel momento dirigeva l'assessorato ai lavori pubblici, l'ingegnere Jacobini, che avrebbe dovuto vigilare, perché io ho trovato agli atti della pratica che il responsabile del procedimento del comune
comune segnalò questo problema e nonostante questa segnalazione non verbale ma per iscritto si è andata avanti e oggi le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Spesi 2 milioni e mezzo di euro e il centro è chiuso e rappresenta, come dire, una menomazione rispetto allo sfruttamento complessivo del complesso carsico. I commenti li lasciamo e le considerazioni le lasciamo ai cittadini. Questo è quello che è accaduto, è la vicenda di questo centro polifunzionale. Si spera che in futuro con la futura amministrazione Papasso le cose possano cambiare. Grazie. Siamo nel centro storico di Cassano, nel cuore di Cassano, siamo a Corso Cavour e credo che molti cassanesi hanno memoria di com'era questo posto tempo fa. Io ricordo che non si riusciva nemmeno a passare, adesso c'è una bella piazza ed è stato tutto rinnovato. Allora, candidato a sindaco, ci spiega i lavori che sono stati fatti, non solo quelli superficiali ma anche quelli strutturali che stanno al di sotto della bella pavimentazione che possiamo notare. Ma noi con questo viaggio che stiamo compiendo dentro Cassano, sul territorio comunale, noi facciamo vedere alcuni esempi delle cose che vanno rifatte nelle grotte di Sant'Angelo e delle cose fatte, credo fatte anche per bene. Qui siamo alla Sada Maestra, c'è stata sempre la richiesta da parte di coloro i quali abitano in questo, su questo corso, in questa zona, per venire al recupero della Sada Maestra. E qui c'erano dei magazzini, li abbiamo abbattuti, abbiamo recuperato uno spazio che dovrebbe essere soprattutto spazio di socializzazione, ma nello stesso tempo diventa anche parcheggio. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo innanzitutto rifatti i sottoservizi, acquedotto nuovo, rete fognante nuova, raccolte le acque bianche, impianto di illuminazione pubblica e poi abbiamo ripavimentato tutto sotto, diciamo, le piastrelle nuove, sotto il selciato c'è la rete elettrosaldata, quindi è stata consolidata anche per bene. Questo è un primo esempio di ciò che io volevo fare per quanto concerne il recupero del centro storico. Nello stesso tempo stavamo per fare l'incarico per il progetto di ristrutturazione dell'intero centro storico. Questa è una parte di Corso Cavour. Bisogna fare piazza Paglialunga, rifarla, perché merita anche quella piazza, antica piazza, storica piazza, la sua attenzione. E bisognava proseguire fino al collegarci con la strada che porta alla chiesa di Sant'Agostino, dove fra poco andiamo e facciamo vedere, diciamo, l'esempio di come è stato recuperato anche quel posto. Ci vogliamo mettere in evidenza questi esempi di positività che sono stati realizzati in 3 anni sul territorio comunale, perché devono rappresentare non solamente l'orgoglio di ciò che è stato fatto, ma soprattutto l'impegno, la testimonianza visiva di ciò che vogliamo fare. Devo dire che comunque bisogna dire che c'è modo e modo di fare le opere pubbliche. Qua c'è stata anche tanta attenzione a non snaturare quello che è il centro storico, perché la pavimentazione è stata fatta esattamente per integrarsi all'interno di questo contesto. Sì, qui prima c'era la pavimentazione, diciamo, antica, storica, poi a quella pavimentazione ha preso spazio e posto negli anni del boom, quindi dell'automobile, eccetera, il bitume.
bitume e che non ci poteva stare. Lo stesso bitume poi era tutto ammalorato. Noi abbiamo progettato questa opera, credo che sia una cosa bellissima, insomma. Ci vi ricordate com'era angusto qui? Oggi è carino, è un esempio, cioè sono esempi che la pubblica amministrazione opera per invitare poi i cittadini a fare la stessa cosa. Immaginiamo un pochino qui, se anche i cittadini cominciano a tindeggiare tutti i loro fabbricati, eccetera, con un piano di colore molto particolareggiato, sta a significare che possiamo candidare il nostro comune, il nostro centro storico ad essere recuperato. Tenete presente che è stato sottoscritto il patto per la Calabria tra la regione e il governo nazionale. Beh, noi dobbiamo infilarci là dentro per cercare di avere risorse, perché si sta parlando tanto del centro storico di Cosenza proprio in questa campagna elettorale. Io mi sono già collegato a coloro i quali ne stanno parlando, vedete che c'è anche il centro storico di Cassano, che è molto antico, molto bello, che merita la sua attenzione. Però noi dobbiamo avere un piano di recupero del centro storico, che non c'è mai stato. Anche questi lavori che abbiamo fatto sono lavori fatti a tendone, ma diciamo devono essere il viatico per pervenire ad una soluzione molto ma molto più qualificata e molto più radicale. Certo, il rilancio del centro storico parte da questo, sì, dopodiché... C'è da dire, me l'avevo dimenticato, poi velocizziamo perché non vogliamo far perdere tempo, diciamo, al cittadino nel seguire questo nostro viaggio, che noi abbiamo già appaltato, progettato, acquistato e appaltato il lavoro, cioè è in corso d'appalto quando noi siamo stati cacciati dal comune, l'acquisto di 19 alloggi in centro storico per recuperarle e darle a chi ne ha bisogno, a cittadini senza casa. Quindi l'amministrazione pubblica interviene sul bene pubblico, poi anche acquista beni privati per recuperarli e darli in uso pubblico. Questo dobbiamo continuare a fare. Un centro storico che prende vita. Noi continuiamo il nostro giro. Grazie. Troviamo adesso in piazza Sant'Agostino, un altro luogo, un'altra piazza che l'amministrazione Papasso ha restituito ai cittadini in una veste nuova e rifatta, e si vede dal colpo d'occhio, ci stanno le piazzette, è tutto rinnovato, e credo che anche qui i cittadini di Cassano hanno memoria di com'era prima dell'amministrazione Papasso. Sì, io devo essere onesto, qui c'era già un intervento di consolidamento avviato dalla precedente amministrazione comunale, però non era completato. Abbiamo dovuto trovare delle risorse per completare l'intervento, soprattutto per quanto concerne i sottoservizi. Mancavano dei soldi, circa 60.000 euro, che la mia amministrazione ha reperito e ha messo a disposizione delle imprese. Dopodiché c'era da sistemare in superficie, soprattutto questi spazi verdi, quell'altro spazio lì, e praticamente abbiamo fatto redigere un nuovo progetto, un progetto a parte rispetto all'intervento principale di consolidamento, che devo dire io integrai, perché andai in regione ed utilizzai il ribasso d'asta per circa 250.000 euro anche per intervenire sul costone di via Mendola di fronte al comune, dove stava crollando un palazzo che noi abbiamo demolito e abbiamo messo tutto in sicurezza. C'è un'opera avviata dove noi siamo arrivati, abbiamo integrato, abbiamo
utilizzate le risorse a disposizione che la Regione non voleva utilizzare nella maniera più assoluta. L'unico comune della Calabria che ebbe modo di utilizzare il ribasso d'asta siamo stati proprio noi. Poi bisognava arredare, attrezzare bene in superficie e allora abbiamo fatto un progetto, questo mi pare che è costato intorno a 50-60 mila euro, adesso la cifra esatta non la ricordo. Abbiamo redatto questo progetto per la sistemazione in superficie, per il recupero degli spazi che si erano venuti a determinare spazi liberi, e credo un progetto di 50-60 mila euro, adesso la cifra esatta io non la ricordo. E sono stati utilizzati i famosi fondi della Sindiel, che qualcuno mi crede che io ho utilizzato i fondi per fare servizi pubblici, e oggi c'è un'oasi di bellezza. Questa è un'altra opera positiva che noi abbiamo realizzato, che regge, che va mantenuta. Adesso c'è uno stato d'abbandono non dovuto a me, dovuto purtroppo ad una gestione straordinaria e non ordinaria, una gestione tecnica non politica dell'amministrazione comunale. Alle nostre spalle c'è la strada della Madonna della Catena, c'è tutto questo contrasto sulla strada della Madonna della Catena. Io ho fatto fare un progetto per 230 mila euro, finanziato sempre con i soldi della Sindiel, e prima di andare via lo usavano per collocare in appalto. C'era chi voleva darla alla ditta, noi invece ho detto bisogna fare l'appalto seguendo, diciamo, quelle che la legge impone. Naturalmente se noi avremo la possibilità di tornare all'amministrazione comunale, quella appalto lo faremo subito e daremo un primo segnale cosa vogliamo fare per la strada della Madonna della Catena. Nel frattempo però, Eleonora, noi abbiamo parlato con il Presidente della Regione perché vogliamo costruire la Sibari-Pollino, cioè una strada che collega Cassano con il santuario della Madonna della Catena, con lo Spirito Santo di Civita, con Ferrocinto di Frascinetto, con la Pietà di Castrovillari, per collegare Castrovillari, quindi il Pollino, immediatamente con Cassano, immediatamente con Sibari, utilizzando il vecchio tracciato delle Ferrovie. Un'opera, diciamo, molto molto sostanziosa anche dal punto di vista economico, e noi abbiamo detto al Presidente della Regione che potremmo entrare nelle opere infrastrutturali del Patto per la Calabria. C'è in cantiere tanta cosa, io voglio mettere in atto, no, anche con alcuni esempi, quella che è stata la positività di Cassano in 3 anni rispetto alle negatività di opere fatte che vanno rifatte. E si vede, tra l'altro questa piazza credo che è stata anche molto utilizzata, ci sono state fatte tante manifestazioni culturali, quindi diciamo integrare, togliere il degrado ambientale, rilanciare la cultura e con le strade aprire Cassano, perché poi comunque l'economia arriva anche da questo. Bisogna andare avanti così. Continueremo il nostro giro, grazie. Thank you.
Allora, qui siamo sotto un'altra opera che desta quantomeno delle perplessità, perché qua c'era la vecchia arena, che nei ricordi di tutti, insomma, è un posto in cui si proiettavano dei film, che probabilmente aveva bisogno di un po' di ristrutturazione, ma non di essere così snaturato. Credo che questo sia un esempio di impatto negativo all'interno del centro storico, la vecchia arena centrale dove da ragazzini venivamo a vedere i film, che attirava tanta gente, che poteva essere uno spazio utilizzato soprattutto a sostegno delle scuole, a servizio delle scuole. Invece si è preferito realizzare un'opera impattante nel centro storico, una colata terribile di cemento armato, dove sono stati spesi circa 1 miliardo delle vecchie lire, 500 milioni di euro, 500 mila euro è costata questa opera qui, quindi quasi 1 miliardo delle vecchie lire, per farci capire. E questa è un'opera realizzata, a mio avviso, senza criterio, dall'amministrazione comunale di Gallo, di Jacobini, che era assessore ai lavori pubblici. Credo che quel miliardo si poteva utilizzare per rifare la rete acquedottistica qui all'interno del centro storico, per rifare la pavimentazione stradale, tutte quelle opere che occorrono per riprendere il centro storico. Purtroppo è così, ne prendiamo atto con vivo dispiacere e non la vuole utilizzare nessuno questa opera qui. Noi non, ogni qualvolta abbiamo proposto anche ad associazione, a qualcuno, di tenere iniziativa all'interno dell'arena, ci hanno detto di no, perché pare che proprio all'inizio, quando è stata inaugurata, già ci sono state difficoltà nella utilizzazione della stessa. Allora io mi chiedo perché è stato fatto, perché questo tempio di cui Cassano non aveva bisogno. Io mi sento anche in difficoltà, Leonora, perché io sono stato sindaco, cioè io non voglio mettere in evidenza le negatività, io voglio mettere in evidenza le positività di Cassano, le cose belle di Cassano. E però la campagna elettorale anche confronto, e io voglio confrontare quello che a mio avviso deve essere Cassano e quello che per altri è stato Cassano, senza polemizzare, senza niente, dando la facoltà al cittadino poi di esprimere un giudizio. Io voglio uscire dalla politica dell'accusa, della costruzione del mostro, dell'infamia, della contrapposizione verbale, della maldicenza, della provocazione, e parlare con i cittadini del programma. Cioè, questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale io voglio portare in evidenza al cittadino quello che a mio avviso dobbiamo continuare a fare per bloccare quello che a mio avviso è stato negativo realizzato, e poi impegnarci sul programma, perché credo che noi dobbiamo garantire un governo alla città e non certamente una passerella di infamia, di maldicenza e di diffamazione. Io spero che il cittadino possa riflettere, approfondire la sua riflessione e tenere conto di queste cose, non per massacrare persone, ma per esprimere giudizi politici e amministrativi. Io una cosa del genere nel centro storico non l'avrei mai realizzata. Una cosa del genere nel centro storico, intanto, come giustamente hai detto, è imbattante, perché per dirla alla Di Pietro non ci azzecca nulla. Tra l'altro all'interno è in uno stato di completo degrado, e poi una struttura che deve accogliere le persone, credo che proprio nella filosofia non debba essere chiusa, perché questa, l'arena era aperta, quindi ti dava già l'idea dell'accoglienza e dello stare insieme. Questa l'hanno chiusa, è solo cemento, e io non so come la futura amministrazione intenda renderla fruibile o metterla a disposizione, perché non credo si possa demolire, ma così inutilizzata non può nemmeno rimanere. A noi ce l'hanno consegnata così, e così è. No. Ripeto, non c'è stata mai la possibilità, mai la disponibilità da parte di qualcuno ad utilizzare questa infrastruttura per interventi, per utilizzarla a scopi culturali, sociali. Mi risulta, non so se le informazioni che mi sono state dette corrispondono al vero, quindi io racconto un fatto, mi pare che fu portato qui l'assessore alla cultura del tempo della Regione Calabria,
Caligiuri, quando ha visto quest'opera, ha detto: ma questa è brutta, vi do i soldi eventualmente per demolirla. Io non so se la dobbiamo demolire. Anche qui credo, siccome sono stati investiti soldi pubblici, anche qui i tecnici che redigeranno il piano di recupero del centro storico dovranno anche dirci cosa possiamo fare per recuperarla, per poterla utilizzare. Mi dicono che all'interno ci sia proprio una difficoltà anche per guardare il palcoscenico, ci sono alcuni che si siedono e non riescono a vederla, insomma. Ripeto, a me l'hanno consegnata così, per 3 anni non ho nemmeno polemizzato, non ho detto niente, perché stavamo per dare l'incarico per la ristrutturazione del centro storico e avremmo chiesto ai tecnici cosa possiamo fare per recuperarla. La nuova amministrazione comunale il problema se lo dovrà porre, perché tanti soldi spesi non possono rimanere inutilizzati. Bene, 2 esempi, il centro polifunzionale e questa arena centrale, di come si sprecano i soldi pubblici. Grazie, noi continuiamo il nostro giro. Siamo a Piazza Pertini, un'altra bella opera, un posto che i sanesi credo stiano utilizzando molto. C'era prima un vecchio opificio industriale e era riutilizzabile. Perché la scelta di demolirlo e fare questa piazza? Dopo il terremoto del 26 ottobre 2012, lì venne fuori l'instabilità di quel manufatto che era qui esistente. Noi facciamo fare un'indagine all'ufficio tecnico comunale, io utilizzai anche consulenti privati, alcuni amici che portai qui per capire cosa avrei dovuto fare.
anche persone che hanno responsabilità istituzionale vennero qui, in forma privata naturalmente, per consigliarmi. E qui cos'era accaduto? Che c'era questo vecchio magazzino datato che era senza copertura da tempo. E poi l'isolaio di Inderpiano non esisteva più, era crollato. C'erano delle volte sotto che purtroppo erano già inesistenti perché il solaio era calato e era rimasta in piedi solamente la muratura, che peraltro non aveva nemmeno un cordolo di coronamento. Il terremoto del 2012, 26 ottobre, ha posto il problema di cosa fare del manufatto, anche perché i cittadini che abitano qui nella zona si portarono all'amministrazione comunale e dissero che avevano notato che dal fabbricato cadevano, diciamo, elementi che potevano anche attentare alla vita, e l'ufficio tecnico si è trovato di fronte a una scelta: o transennare tutto, recintare tutto, eccetera, oppure ordinare la demolizione immediata dello stesso. Noi abbiamo, anche per la salvaguardia della salute pubblica, abbiamo pensato di pervenire alla demolizione, perché ci siamo posti anche il problema di un eventuale recupero, e che il recupero sarebbe costato tantissimo, ma proprio tanto, le risorse erano anche poche. E poi abbiamo fatto una riflessione: siamo al centro di Cassano, non c'è una piazza, siamo dinanzi al teatro comunale, l'unico teatro d'Italia, bello, bellissimo, una bella bomboniera, ma che non aveva una piazza andistante. Noi abbiamo cercato di fare questo, abbiamo investito delle risorse per acquistare il manufatto, per demolirlo, per sistemare la piazza così come è stata sistemata. Man mano che il verde cresce, che, diciamo, il colore del verde dei fiori prendono spazio alle cose brulle, credo che sia un bellissimo spazio che affascina coloro i quali soprattutto da fuori Cassano, che quando arrivavano qui avevano quell'impatto negativo. E poi, diciamo, anche un problema anche igienico, perché da quel manufatto venivano fuori anche ratte, una situazione veramente non brillante al centro di una comunità. E credo che abbiamo realizzato una bella piazza che può essere utilizzata, e viene utilizzata anche in tanti interventi che sono la città di Cassano. Io sia un'altra opera positiva che è stata realizzata, un segnale che abbiamo voluto dare alla pubblica opinione. Io rispetto naturalmente anche chi, anche con forza e determinazione, ha detto la sua rispetto all'utilizzazione del sito, dello spiazzo. Ognuno di noi, diciamo, democraticamente esprime il suo giudizio. Io so che c'è la stragrande maggioranza dei cittadini di Cassano che hanno apprezzato questo intervento, che senza dubbio qualifica il centro cittadino. Un luogo di socializzazione e comunque di respiro per il centro di Cassano. Un'altra opera che penso la stragrande maggioranza dei cittadini di Cassano abbia potuto apprezzare. Continuiamo il giro.
e siamo arrivati alla villa comunale, che credo non abbia bisogno di grandi parole, di grandi presentazioni. Questo era un luogo magico per noi, era il luogo dei primi amori, il luogo in cui le mamme venivano con i bambini e i passeggini, gli anziani si sedevano al fresco d'estate, era un polmone verde che ci infidiavano tutti. Devo dire che per chi è venuto da fuori poi in quegli anni e si è trovato questo scempio è stato veramente un colpo duro da digerire, qualcuno ha anche pianto. Io mi chiedo e ti chiedo, ma come sia stato possibile una cosa del genere? Questa non è soltanto un'opera vergognosa, ma è anche molto pericolosa, per cui non certo si può dire che sia un posto adatto a mamme, ai bambini, agli anziani, come dovrebbe essere un luogo che ha l'ardire di chiamarsi villa comunale. Ma io credo che questo sia il frutto della follia, della megalomania, perché solo così si può giustificare. La villa di Cassano era invidiata. Io ricordo ragazzo con mia cugina di Castrovillari, che ha più o meno la stessa mia età, lei diceva che preferiva venire a Cassano a passeggiare nella villa, perché Cassano aveva la villa, aveva il verde, aveva un luogo di incontro soprattutto per i più giovani, ma nello stesso tempo era anche luogo di incontro per le famiglie, con i passeggini, e poi era anche luogo dove si veniva a leggere il giornale perché c'era tanto verde. Poi è arrivato un bel giorno il sindaco Gallo, l'assessore Jacobino, l'assessore dei lavori pubblici, e hanno pensato di eliminare il verde e di realizzare un lastricato di cemento, pessimo cemento peraltro, che se avessero realizzato anche, come dire, una pavimentazione in cemento qualificata, forse ci poteva anche stare. Invece credo che tutti quanti noi possiamo testimoniare anche con sconcerto, a me non piace polemizzare, e con sconcerto, cioè qui ci deve essere disapprovazione, è stata realizzata una bruttura che non qualifica Cassano quando si accede a Cassano. Cioè, immagina quando tu venivi, entravi a Cassano, prima di arrivare al Palazzo Municipale aveva un polmone di verde dinanzi. Certamente quella villa andava ristrutturata, i percorsi rifatti, diciamo, le recinzioni rifatte ancora, insomma aveva bisogno di una manutenzione straordinaria, e poi anche lo stesso verde andava implementato, andava sistemato in un certo modo, eccetera. Invece pensate, eliminiamo il verde, rialziamo il cemento in maniera scoscesa, perché d'inverno qui gela anche l'acqua e quindi c'è la possibilità di caduta, ma un bambino, un passeggino non ci può stare, perché si è scosceso. Noi siamo seduti a una panchina, abbiamo difficoltà a tenere i piedi poggiati per terra, ma devi essere dall'altro lato, devi stare rannicchiato. Insomma, io credo che non è stata una bella realizzazione e c'è la disapprovazione totale da parte del cittadino. Ripeto, ma non è un giudizio negativo per partito preso, è un'evidenza, sono fatti che vengono testimoniati man mano che li calpesti, li tocchi. Poi ci sono dei gradini a spigoli vivi che non possono essere utilizzati, realizzati più, perché non sono sicuri, cioè, quindi c'è anche una questione di sicurezza in questa villa. Io ho pensato con l'ufficio tecnico comunale di realizzare qualcosa proprio in questo spazio qui, una struttura che potesse, un grande gazebo, no? Che potesse essere utilizzata dai ragazzi per anche riparo durante l'inverno, eccetera. Però poi i tecnici mi hanno detto: non spendiamo altri soldi inutilmente, credo che vada riprogettata la villa, e credo che la nuova amministrazione comunale, noi stavamo pensando a questo, debba bandire un concorso di idee per come riprendere la villa, mettere in concorrenza tecnici del luogo, chi vorrà partecipare, per riprogettare la villa e poi fare un investimento per recuperarla, per consegnarla alla fruizione. Oltretutto, questo lavoro che è stato fatto qui ha allontanato la gente, tutti coloro i quali frequentavano la villa comunale, anche le fasi, si sono spostati a Parco Milano, lì è diventato adesso un luogo di incontro, di passeggio, vero è che si è in pianura, però molti ci parlano, peccato che non c'è più la villa comunale. Credo che sia un obbrobio a cui noi dobbiamo mettere mano e riparo. Noi stiamo facendo vedere
no? Che differenza c'è tra certe realizzazioni che vanno rifatte e certe realizzazioni che rappresentano veramente il fiore all'occhiello di Cassano, esempi che devono essere, come dire, utilizzati su tutto il territorio comunale, per dire che è un segnale di ciò che si vorrebbe fare. Io, come cittadino di Cassano, come uomo, padre di famiglia Cassano, non posso che esprimere il mio disappunto per quello che è stato realizzato qui. Non l'ho fatto da sindaco in carica, perché ho voluto mantenere un comportamento istituzionale, credo che il sindaco debba fare questo. Da candidato a sindaco credo che io debba censurare quella che è stata realizzata e debba impegnarmi per rifare la villa. Domenica ho tenuto un comizio qui e dinanzi a centinaia di cittadini ho detto che se io avrò il piacere, la soddisfazione, l'onore di essere riconfermato il 5 giugno, tra i miei primi obiettivi c'è anche quello del rifacimento della villa comunale. E noi sappiamo e abbiamo potuto vedere che l'amministrazione Papasso, quanto ha detto, quanto ha scritto nei suoi programmi, poi l'ha realizzato. Quindi diciamo è un impegno in cui crediamo e che speriamo con il cuore. Tra l'altro io devo dire, e questo lo dico come tecnico ambientale, che è stato un delitto. Noi avevamo qua dentro anche degli alberi secolari che comunque sia, anche in un eventuale rifacimento, non ci darà più nessuno. Questo è colpevole. E credo che sia anche punibile, perché adesso gli alberi secolari sono tutelati. Perciò noi ci speriamo molto che la villa possa ritornare ad essere quella di prima, per ridare anche il centro quella vivibilità che comunque ha perso. Noi nel comune dobbiamo creare attrazioni, nel comune dobbiamo creare luoghi qualificati. Perché diciamolo molto chiaramente, soprattutto il centro storico di Cassano, io mi riferisco al centro storico, se non riesce ad attrarre gente non ne arriva, perché noi non abbiamo passaggio, strade di grande comunicazione che sono tangenti al nostro centro storico e quindi c'è la possibilità. Noi dobbiamo fare qualcosa per far arrivare la gente. Allora, se abbiamo le grotte di Sant'Angelo e realizziamo un complesso polifunzionale che poi va chiuso perché sta franando, se poi ci spostiamo, andiamo nel cuore del centro storico, realizziamo di fronte a un'arena bellissima, un luogo aperto da mettere a disposizione per il tempo libero, per la scuola, cioè realizziamo un mausoleo di cemento, e se poi abbiamo un luogo di incontro tutto pieno di verde, realizziamo un lastricato di cemento, non credo che noi ci presentiamo con un buon biglietto da visita. È un biglietto da visita sgualcito, scadente. E noi adesso dobbiamo fare in maniera tale che questo biglietto da visita sgualcito, scadente, lo possiamo rifare, lo annulliamo, lo mettiamo da parte e lo rifacciamo bello, con colori anche che possono attrarre, con grande simpatia, per dire a chi arriva, ah però, io sogno una città così, è un delitto sognare questo. Anzi no, si deve sognare, perché chi non ha la capacità di sognare non ha nemmeno la capacità poi di attrezzarsi per cambiare lo stato di cose. Dici che ami Cassano, ti dici che sei isterico. Io amo questo comune, io qui ci vivo. Tutte le azioni della mia vita si svolgono qui a Cassano, sono cresciuti i miei figli, c'è la mia famiglia. Io compro a Cassano, spendo a Cassano, io calpesto i marciapiedi di Cassano, frequento i bar di Cassano, compro i giornali qui a Cassano, compro le calze, compro tutto a Cassano. Altri invece Cassano lo utilizzano a scopo elettorale, poi se ne vanno, la loro vita si svolge altrove. Io dico che questo non è giusto, noi dobbiamo interagire con gli altri, ma questa comunità la dobbiamo amare. Io sono un cassanese puro sangue, con i pregi e i difetti dei cassanesi, però a questo comune voglio proprio bene, perché se voglio bene a questo comune voglio bene anche a me stesso. Sicuramente è così. Io vorrei fare un invito non alle vecchie generazioni, che questo luogo lo conoscevano bene, alle nuove generazioni che non hanno avuto modo di vedere, di godersela questa villa, di andare anche su Facebook, sono postate tante foto di com'era la villa prima, fate un paragone e dopo decidete anche, valutate. Grazie, noi continuiamo il nostro giro.
Eccoci qui nel parco giochi che è stato restaurato e ridato ai bambini dell'amministrazione Papasso ed è piacevolissimo starci anche perché comunque sia è bello poi alla fine respirare anche da adulti un po' l'aria dei bambini, no? C'è una canzone che dice che ci vuole del talento per invecchiare senza diventare proprio adulti. È bello, questa è un'opera che è stata molto apprezzata dalle mamme di Cassano, vengono con i bambini quasi sempre molto pieno perché credo che anche qui siano stati rispettati i canoni sia della sicurezza dei bambini sia per quanto riguarda i materiali e anche la godibilità dei giochi. Sì, questo è un altro esempio della bella e corretta amministrazione, del recupero giusto, esatto di alcuni beni che noi avevamo. Questo parco è stato realizzato verso la metà degli anni Ottanta. Ricordo allora ci fu una grande festa, partecipò l'intera giunta regionale all'inaugurazione del Parco Milone, compreso il parco gioco per i bimbi. Poi nel corso degli anni è stato abbandonato e quando io mi sono insediato alla guida del comune di Cassano Ioni nel 2012 io fui avvicinato da tante mamme, da tante famiglie, insieme ai propri bambini mi dicevano guarda quel parco è diventato un luogo dove i cani vanno a fare i propri bisognini, dove circolavano i cani, sgambettavano i cani, non c'era più spazio per i bambini, quei pochi attrezzi oramai obsoleti, rotti che c'erano, erano imbrattati dai rifiuti dei cani, una cosa brutta dal punto di vista igienico-sanitario per la salute, per l'ambiente. Beh, io mi recepì questo messaggio, questo grido d'allarme, questa richiesta che proveniva dalle famiglie e dai bambini e trovai una pratica al comune. Cioè praticamente era in corso un progetto per realizzare i nuovi invissi al palazzo municipale, soprattutto il lato del sindaco. Io dico, ma come mai l'altro lato? No, dice soltanto il lato del sindaco. E allora io ho bloccato quell'appalto, erano 90.000 euro, e ho detto facciamo un progetto complessivo per dotare di invissi nuovo l'intero palazzo comunale. Nel frattempo, anziché mettere le finestre nuove al sindaco, andiamo a fare il parco nuovo ai bambini di Cassano. E mi ricordo che qui ci fu una grande festa all'inaugurazione. Era maggio 2013, dopo un anno di amministrazione inaugurammo questo parco alla presenza del Presidente della Provincia, oggi Presidente della Regione Mario Oliverio, alla presentante autorità, alla presenza molto molto gradita allora di Monsignor Galandino, ma soprattutto con la presenza di tantissimi bambini. Quando aprimmo il cancelletto entrarono festosi e festanti all'interno del parco e ci fu tanto apprezzamento nei confronti del sindaco. Io non ho fatto nulla di speciale, io ho fatto il mio dovere, perché se un sindaco non costruisce una città a misura d'uomo, io anche qui la voglio spiegare ancora, quando io parlo che noi dobbiamo puntare sull'uomo, per me l'uomo è il bambino, l'adolescente, l'adulto, il meno adulto, l'anziano, sono tutti l'uomo in senso lato. Qui è stata testimonianza di un impegno di riqualificazione di una infrastruttura che avevamo, che era abbandonata, che era in disuso e che noi abbiamo messo a disposizione dei cittadini cassani, i materiali che sono stati utilizzati, nel circondario non ce ne sono. Mi disse allora i tecnici che solo a Catanzaro erano stati utilizzati questi materiali, materiale plastico che su un bimbo cade, mentre sull'altalena a terra non si fa niente e non con spigoli vivi come è stata fatta la villa comunale. Credo che questo sia un esempio corretto di recupero delle infrastrutture che abbiamo. Poi se guardiamo qui accanto a noi c'è la Torre di Milone. Beh, noi avevamo un progetto per recupero, quello è veramente un manufatto antico, un reperto antico, una fortezza che era tutelata anche con il Porro 2006-2013,
prevedeva il POR alcuni interventi che non sono stati utilizzati. Beh, noi abbiamo fatto fare un progetto per il recupero, il consolidamento della torre, per il recupero dei bagni, i famosi bagni di Basta, per utilizzarli fruibile, soprattutto per farci anche mostre, visitatori, eccetera. È un grande parco in quel costone che va fino al vecchio, all'ex mattatoio, per dire che è tutta un'area verde, un polmone che noi mettiamo a disposizione della città di Cassano per qualificare il posto di Cassano, per attrarre. Noi vogliamo fare questo. La cosa più bella che mi è potuta capitare in questa campagna elettorale è che domenica scorsa, prima che io andassi in piazza I Pozzetti a tenere il comizio, a casa mia, nell'androne di casa, attaccata diciamo alla bacheca che noi utilizziamo per mettere gli avvisi del condominio, è stato preso, diciamo, questa è una parte, diciamo, la pagina del mio programma, è un messaggio a alcune mamme di Lavropoli: signor sindaco, noi ci siamo stancati di portare il nostro bimbo da Lavropoli a Cassano, perché non si costruisce anche un parco come quello di Cassano per i bambini dell'Europa? Io immediatamente ho assunto impegno che in quel di Capolanza abbiamo individuato anche il terreno, sarà realizzato lo stesso parco che c'è qui, forse lo miglioreremo ancora, perché nel frattempo anche la qualità dei materiali si è migliorata, raffinata, perché è giusto che sia così. E allora gli esempi continuano. Questi sono esempi. Nel famoso libro rosso, così è stato definito da chi ha voluto De Morelli, qui ci sono tutti gli interventi che noi abbiamo realizzato in 3 anni su tutto il territorio comunale. Noi stiamo facendo vedere esempi, quelli che stiamo girando oggi, esempi qualificanti, esempi squalificati, esempi da rifare. Noi abbiamo investito denaro pubblico, sono aggredito, c'è tutta la polemica, i fondi Sindiel, sono stati spesi per realizzare infrastrutture a servizio dei cittadini, altri hanno speso milioni di euro soltanto per tecnici, non le voglio nemmeno dire queste cose, milioni di euro che sono inservibili, che vanno rispesi per consolidare o rifare ciò che è stato mal fatto. Allora Cassano deve continuare verso l'azione, questa è l'azione di rinnovamento, questo è il vero rinnovamento culturale, la nuova amministrazione, il modo di sapere, la ricerca del bene comune. Noi continueremo su questo terreno, agli altri lasciamo, soprattutto nello scorcio di questa campagna elettorale, le infamie, la prepotenza, le accuse, le ingiurie, le provocazioni di cui noi non abbiamo bisogno. Siamo così intelligenti, abbiamo un'intelligenza normale, nella media dei cittadini di Cassano, e capiamo che c'è un'azione di provocazione per farci sbagliare. Noi non scenderemo nella provocazione, perché noi vogliamo dare anche alla campagna elettorale un ruolo, io voglio svolgere un ruolo istituzionale. Io ancora dico che sono sindaco in cassa integrazione, il 5 giugno, se sarò riconfermato, continuerò ad essere sindaco, altrimenti sarò cittadino normale, eventualmente consigliere comunale di opposizione, farò consigliere di opposizione. Però fino ad ora mi sento ancora di rappresentare la mia città, a cui voglio particolarmente bene, e credo nella città bisogna volere bene anche ai bambini, e credo che questa sia una testimonianza. Ma interventi di questo genere un po' sparsi sul territorio, come non ne abbiamo fatti, tanti, alcuni non abbiamo potuto nemmeno completare perché ci hanno cacciati, per esempio il parco Robinson, oggi parco Lanzino, nei pressi delle scuole medie, era stato fatto un progetto di ristrutturazione già finanziato da appaltare, purtroppo non è stato appaltato, così come completamente dalla villetta di San Nicola abbiamo fatto tutta la recinzione, non è stata completata con i nuovi giochi, eppure noi avevamo previsto, così come la villetta di Lattughel, la villetta di Doria e la villetta del centro servizi SIB, pure avevamo fatto progetti di manutenzione straordinaria già finanziati, che purtroppo non hanno visto la loro realizzazione perché si è voluto il cinismo politico e gli affari, gli interessi hanno voluto creare la crisi di cui non avevamo certamente bisogno. Comunque, cosa ha fatto Capua? Andiamo avanti.
Io so che un'altra cosa, l'attenzione ai bambini si vede tangibile, ma anche in programma qualcosa per Siberi per quanto riguarda i ragazzi. Lei ha parlato di una palestra, di un posto anche per la gioventù di Siberi. Se avrete la bontà di seguirmi per un'altra mezz'oretta, vi porterò anche a Siberi, perché vi voglio far vedere anche lì alcune cose fatte che a mio avviso non stonano con l'ambiente, soprattutto con il sito di Siberi, e alcune cose fatte, soprattutto a Marina Siberi, vedete quanto è bello, no, veramente bello. No? E poi vi faccio vedere quanto tutto bitumato, come sogno le strade di Cassano io, a differenza degli altri che le vogliono piene di buche per attaccare poi il sindaco Papassi, qua l'ha ereditato una situazione incredibile. Beh, io devo dire, siccome parliamo di bambini, noi abbiamo pensato molto anche alla edilizia scolastica, qui ci sono le tracce di questo impegno. E anche luoghi dove i bambini, i giovani possono formarsi anche dal punto di vista del fisico, eccetera. E perché i bambini di Siberi non devono avere una palestra? Io ho fatto progettare una palestra che poi diventa un polifunzionale da mettere a disposizione dei bambini di Siberi. Qualcuno ha detto, ma vuole fare il mutuo, però poteva fare con il credito sportivo. Il credito sportivo è sempre un mutuo. Anzi, con la Cassa Depositi e Prestiti, se eventualmente avessimo attinto ad un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, avremmo avuto l'agevolazione, perché c'è stata una norma che diceva che se si accendeva un mutuo in un determinato periodo non avremmo pagato gli interessi. Però insomma non si è dovuto fare, perché Papasso voleva indebitare, invece io sto spiegando milioni di volte che io non volevo indebitare niente, volevo utilizzare i risparmi dei mutui, perché al 31 dicembre abbiamo finito di pagare i mutui e realizzare alcune opere fondamentali e importanti per la città di Cassano, che sono contenute nel libretto tricolore dove si vede la bandiera italiana, che è il nostro nuovo programma. Se noi vinciamo, queste cose le facciamo, perché Cassano deve essere un comune presentabile, deve essere un comune bello, deve essere un comune dove innanzitutto il cittadino possa vivere dignitosamente, dove la qualità della vita possa essere migliorata, ma anche un comune che quando arriva qualcuno da fuori, ah, però è bello. No, è tutto pulito. Quando c'è stata Mirabella alle Terme di Cassano e poi è venuta a teatro e Mirabella ha detto, però io ho fatto una passeggiata per le strade di Cassano, era tutto pulito, era tutto ordinato, complimenti al sindaco. Certo, questo ha fatto ingelosire gli altri, mo te cacciamo perché pure Mirabella parla bene di te, allora te ne devi andare. Però Mirabella parlava bene di Cassano, io voglio far parlare bene di Cassano. Poi io, è una vicenda umana, personale, però Cassano merita. Attenzione, Cassano merita di andare avanti, Cassano merita di guardare al futuro, di prendere il largo. Cassano non ha bisogno di critiche, di divisioni, di infamie, non ha bisogno di contrapposizioni sciocche e stupide. Soprattutto Cassano deve mettere da parte coloro i quali vogliono cinismo politico e affari. Cassano invece deve dare ai più giovani, alla gente, alle famiglie, alla gente che soffre, che ha bisogno e che non stiamo aiutando da 7 mesi, deve badare ai ragazzi che sono senza lavoro e bisogna creare le condizioni per una nuova prospettiva. Questa è quella che deve fare Cassano, apparecchiando, attrezzando bene il proprio territorio, utilizzando bene le risorse che abbiamo, attrezzando bene per ospitare i turisti che dobbiamo chiedere, devono essere sempre di più, e vedere come fare dalla costa, dalla spiaggia dorata di Siberi, come io dico, dobbiamo portarli nel centro storico, su tutto il territorio comunale, in maniera particolare nel centro storico, per avviare un nuovo processo di sviluppo. Era un lavoro che avevamo iniziato e che alcuni, per gelosie, hanno voluto interrompere. Io sono fiducioso. Sono certo che i cittadini di Cassano ci faranno continuare su questo terreno, su questo loro, che va anche migliorato, va emendato in alcuni aspetti, che pensiamo di realizzare con questo programma. Io sono la stessa certezza, perché poi alla fine credo che i cittadini di Cassano siano capaci di fare valutazioni attente. Allora accogliamo l'invito del sindaco e ci avviamo verso Siberi.
Siamo arrivati a Sibari, siamo nella piazza Centro Servizi, che è una piazza che comunque avrebbe bisogno di essere ripresa, manutenuta, e i lavori di questa piazza vengono da lontano, tra l'altro insomma ci sono anche dei materiali forse che non erano idonei a Sibari. Ma noi siamo qui alla piazza Centro Servizi innanzitutto per essere a Sibari, per dire che Sibari è in cima ai programmi dell'amministrazione comunale, perché Sibari con il suo sito culturale del Parco Archeologico, il Museo Nazionale della Sibarite, con le ricchezze naturalistiche, con i villaggi turistici, la spiaggia, il mare di Sibari, le potenzialità anche agricole, quindi turistiche agricole di Sibari per il terziario, non può che essere all'apice dei programmi dell'amministrazione comunale. Io nel mio libro, ho scritto ancora una volta nel mio libro programmatico, Cassano Sibari, il futuro è adesso, significa che noi parliamo al comune di Cassano Ionio, al comune di Cassano, inseriamo prepotentemente il nome di Sibari per esercitare un impegno verso il rilancio, il lancio anzi, più che il rilancio di Sibari, sfruttandone le potenzialità e rifacendoci alla storia, mettendola al servizio di un percorso turistico, culturale, religioso, naturalistico, che necessariamente deve partire per creare economia. Noi su Sibari abbiamo puntato tantissimo. Nel libricino rosso, così come è stato definito, ci sono riportati tutti quelli che sono stati, sinteticamente naturalmente, gli interventi che abbiamo operato in questi 3 anni a Sibari. Qui siamo alla piazza Centro Servizi, che è stata ristrutturata dall'amministrazione comunale di Gallo e di Jacobini, è stata utilizzata, sono state spese dei soldi, cioè io non entro nel merito della realizzazione, a me non interessa l'impresa che ha lavorato per i fatti suoi, ci mancherebbe, non so nemmeno chi sia l'impresa, non so nemmeno chi sia chi è stato il tecnico, io dico la scelta dei materiali. Questo è un materiale di cava, pietra, che credo che stride con il contesto di Sibari. Avremmo dovuto utilizzare altro materiale, perché comunque i soldi sono stati spesi e naturalmente si poteva utilizzare altro materiale più idoneo per Sibari, perché in ogni contesto tu devi utilizzare il materiale giusto che si inserisce in quel contesto. Noi per esempio a Marina di Sibari abbiamo utilizzato la pietra di Trani, quella pietra bianca. Immaginate un po', anziché questa pietra qui, la pietra di Trani molto probabilmente ci spiccava, la piazza aveva, come dire, maggiore rilevanza. È stato realizzato anche questo anfiteatro che non viene utilizzato perché è praticamente realizzato in un posto sbagliato dove magari i cittadini non lo preferivano. Eppure è stato realizzato, adesso va comunque sfruttato, recuperato, eccetera. Io voglio mettere in evidenza un altro intervento che a mio avviso, l'intervento è giusto, ma rappresenta una negatività per i materiali impiegati per la sua realizzazione. A mio avviso deve essere utilizzato altra pietra, altro materiale per qualificare proprio la piazza, che se poi siamo dinanzi alla chiesa e quindi qualificare ancora di più anche il luogo di culto. Noi stiamo venendo da Cassano e abbiamo parlato, dice, ma ci siamo impegnati per i ragazzi, per i bambini, eccetera. Io lì dove c'è sono quegli eucaliptus, nella parte vuota voglio realizzare la palestra per i ragazzi, i bambini di Sibari, perché i bambini di Sibari non hanno una palestra e noi qui vogliamo realizzare questa palestra. Io sono stato aggredito, sono stato offeso, come ti permetti? Tu vuoi indebitare il comune, io sto dicendo, io voglio utilizzare i risparmi, i proventi derivanti dal risparmio per l'estinzione dei mutui e reinvestirli per dare una palestra ai bambini di Sibari. Non ho capito perché i bambini di Sibari non devono poter avere la palestra. E poi, siccome siamo nella zona del centro servizi, alle nostre spalle ancora c'è una zona, la zona del centro servizi, dove non mancano i marciapiedi, manca in alcuni punti la rete stradale, manca la rete del metano. Io ho fatto redigere un progetto per 700.000 euro per realizzare tutti questi interventi, per qualificare
e per garantire anche ai cittadini del centro servizi di Sibio una migliore qualità della vita. Anche per questo sono stato aggredito, vuole indebitare, io non voglio indebitare niente, io voglio realizzare qualcosa di carino, qualcosa che possa far stare bene alla gente che abita lì nella zona del centro servizi. Di fronte abbiamo, se vediamo in lontananza, il quartiere della ferrovia, ancora lì ci sono i pozzi neri. Beh, lì c'è un progetto esecutivo già finanziato, qua dentro, quando si parla del percorso interrotto, ci sono le tracce delle cose che noi avevamo progettato e anche finanziato da appaltare, appalti che purtroppo sono rimasti bloccati, perché non credo che il centro di Sibere possa ancora avere i pozzi neri nel quartiere delle ferrovie. Beh, se noi avremo la possibilità di ritornare, come ci auspichiamo, come i fatti stanno dimostrando, si stanno incaricando di dimostrare che noi torneremo, beh, insomma, io queste cose le realizzo. Come vedi, c'è un filo logico che segue su tutto il territorio comunale per abbellirlo questo territorio, per renderlo presentabile, per dare la possibilità alla gente di starci bene, di vivere bene, e poi permettere a tutti i cittadini di questo vasto territorio farli sentire uniti. Se c'è una rivoluzione che abbiamo compiuto in questi 3 anni è che nel 2012 addirittura alcuni cittadini di Sibere non sono andati a votare per protesta, perché si volevano sganciare da questo comune, oggi sono unite e addirittura a Sibere nasce una lista tutta di Sibere che partecipa nella mia coalizione, fatta a persone per bene, persone che si candidano ad essere parte del governo Cassanese, una cosa naturalmente bella, quindi l'unità territoriale. È questo impegno forte del comune per parlare e utilizzare le potenzialità di Sibere. Io credo che dobbiamo proseguire e ancora una volta vogliamo mettere in evidenza. Noi andiamo a Marina Sibere e vi faccio vedere che effetto fa la pietra di Trani rispetto a questa pietra che è stata utilizzata qui, e vedrete quanto è bello. Beh, quello è un esempio di come noi vogliamo attrezzare, urbanizzare, organizzare il nostro territorio comunale, partendo, se vogliamo partire da Sibere, dal mare e arrivare alla collina, se vogliamo partire dalla collina fino al mare. Credo che i cittadini di Cassano meritano questo impegno, meritano questo nuovo che deve necessariamente avanzare per bandire ogni forma di divisione di cui noi non abbiamo assolutamente bisogno. Credo che poi la differenza fra l'amministrare l'ordinario e amare il proprio territorio sia anche in questo, nella cura e nella scelta dei materiali e anche nel controllo, perché alcune scelte sono politiche, come una scelta politica anche controllare come i prosegui del lavoro. Andiamo a Marina di Sibere.
Ed eccoci arrivati a Marina di Sibari, siamo nella piazzetta che vediamo veramente rinnovata con un volto nuovo, non sembra nemmeno più la stessa, e questo credo che si può dire ad alta voce che sia un punto, uno dei tanti punti qualificanti, ma forse il più importante anche per la ricaduta turistica dell'amministrazione Papasso Scende. Il lavoro che è stato fatto è egregio ed è tangibile, perché su Marina di Sibari l'amministrazione Papasso ha fondato molto. Sì, insomma, abbiamo fatto un percorso molto veloce, siamo partiti dalla Grotta di Sant'Angelo, poi siamo passati da quella bella opera di ingegneria ambientale che è la bonifica della vecchia discarica, poi siamo entrati nel centro storico, quindi Corso Cavour, Largo Sant'Agostino. Poi siamo andati a vedere l'aspetto negativo, quello delle Grotte di Sant'Angelo. Purtroppo sono stati spesi 2 milioni e mezzo di euro e quel complesso non è utilizzabile, non è fruibile, perché hanno realizzato, costruito su una paleofrana. Diciamo, l'amministrazione in carica era l'amministrazione Gallo-Jacobini. Poi siamo andati a vedere l'Arena Centrale, un'altra opera impattante nel centro storico di Cassano, di cui non avevamo bisogno, bisognava soltanto attrezzare l'arena, metterla a disposizione delle scuole, quindi dei ragazzi, dei bambini. Cassano, tutto quel cemento armato, spendere lì 500.000 euro non è servito proprio a nulla. Poi siamo scesi, abbiamo visto Piazza Pertino, uno slargo, una piazza che abbiamo intitolato Pertino, l'uomo simbolo dell'onestà, della giustizia e del rispetto istituzionale, una piazza di fronte al teatro. Il teatro di Cassano, che è una bomboniera, non aveva una piazza distante, noi l'abbiamo realizzata. Poi abbiamo proseguito, abbiamo visto la Villa Comunale, un esempio di selvaggia aggressione del verde pubblico, perché è stata realizzata masticato di cemento anche in malo modo, che a nostro avviso va recuperato. E poi abbiamo visto il parco giochi dei bambini lì alla stazione di Cassano. Ci siamo potuti fermare a Lavoropoli, far vedere a Lavoropoli la strada San Nicola Civita, la sistemazione urbanistica fatta a Timone Rosso. Poi potevamo passare anche per Doria, mettere in evidenza tutte le realizzazioni infrastrutturali che sono state eseguite. E poi siamo arrivati a Sibari. A Sibari abbiamo parlato dell'impegno che noi dobbiamo avere per Sibari. Sibari al centro della nostra attenzione, fulcro dello sviluppo socio-economico, turistico, culturale dell'intero comune di Cassano. E abbiamo visto un esempio di ristrutturazione di piazza Centro Servizi eseguita dall'amministrazione Jacobini Gallo, con un materiale che non c'entra proprio niente con Sibari. E poi siamo andati a vedere qui a Marina Sibari questa bellissima realizzazione. Questo è l'orgoglio, non mio, l'orgoglio di Cassano. 4 anni fa, estate 2012, Marina Sibari era nell'oblio, nel più completo abbandono, rotture sulla rete idrica, rotture sulla rete fognante, impianto di illuminazione spento, immondizia dappertutto, rete stradale in condizioni pietosissime, il cartello che indicava villaggio sottoposto a sequestro. Beh, noi ci siamo messi a lavorare, perché da Marina Sibari abbiamo voluto mandare un messaggio per l'intera costa, quindi un impegno anche per i laghi di Sibari. Il canale è aperto adesso, in altri anni non era così, è aperto grazie alla convenzione che abbiamo sottoscritto con il consorzio di bonifica. La zona di Millepina ben pulita, ben attrezzata, abbiamo portato l'acqua, non avevano l'acqua. Aspiriamo a realizzare il lungomare di Sibari, vogliamo realizzare il piano spiaggia che abbiamo già in parte approvato in consiglio comunale, e poi praticamente anche affuscolare, garantire l'accesso alle spiagge, dotare quella zona dei servizi essenziali. Marina di Sibari, abbiamo visto delle immagini, le strade tutte bitumate, rete delle raccolte bianche realizzate, nuovi impianti di illuminazione. Adesso, prima qui c'era del bitume,
la piazza era separata, adesso una grande bella piazza con un materiale idoneo, la pietra di Trani. Quando abbiamo scelto i materiali, io ho partecipato alla scelta, certo mi sono lasciato consigliare dai tecnici, certo ho sentito il parere di tutti, della giunta, degli assessori, certo non abbiamo imposto niente, però mi pare che ci sia una grandissima differenza tra questo materiale usato qui a Marina e quello usato al centro servizi di Sibari. Il villaggio non è più sequestrato, no? Qui si allagava quando pioveva, adesso c'è la raccolta delle acque bianche, qui mancava l'acqua potabile nel centro commerciale, adesso c'è l'acqua potabile. Quando abbiamo scavato c'era 380 a 5 cm di profondità, adesso è un metro e mezzo, mezzo e mezzo di profondità. C'è chi dice, ma questo è un progetto mio, hai fatto una richiesta. Però poi noi abbiamo fatto i progetti esecutivi, abbiamo sottoscritto le convenzioni, abbiamo avuto 1 milione in più da Giacomo Mangini per realizzare questo intervento. E la strada che porta al mare, via Leonio, oggi c'è la raccolta di alghe bianche, prima quando pioveva si allagava, adesso è tutto bitumato. E se andiamo a via Erodoto, un altro punto di depressione, si allagava sempre 1 metro di acqua, oggi c'è la raccolta di acque bianche. Questa è la testimonianza visiva di quello che noi vogliamo fare a Cassano. No. Marina di Sibari è il fulcro dello sviluppo turistico del comune di Cassano, è l'esempio di ciò che si vuole realizzare. Come ho detto prima, se partiamo dal mare, passiamo da Marina, andiamo a Sibari Centro, man mano all'Auropoli, Doria, Cassano, collina. Se partiamo dalla collina, necessariamente dobbiamo arrivare qui. E allora noi oggi abbiamo messo a confronto le opere realizzate dal sottoscritto in 3 anni di amministrazione, sono degli esempi, perché non vorrei che qualche cittadino ci rimanesse male, ma perché non hai fatto vedere anche quest'altro aspetto? È tutto contenuto qua dentro quello che abbiamo realizzato, è descritto sommariamente ma è contenuto qua dentro. Poi abbiamo fatto vedere gli scempi, lo sperpero del denaro pubblico, il polo funzionale delle grotte di Sant'Angelo, la Reina Centrale, la Villa Comunale, la realizzazione della piazzetta Centro Servizi, e noi accanto abbiamo messo le nuove realizzazioni che credo nessuno ci può criticare. Sono cose belle che abbiamo realizzato, non per noi, per i cittadini di Cassano. E questo esempio noi lo teniamo nel programma, sono 12 punti programmatici che noi vogliamo rappresentano il contratto che stipuliamo con i cittadini di Cassano per far camminare Cassano, per farla avanzare. Marina di Sibari, Eleonora, quando mi hanno cacciato, non me ne sono andato, quando mi hanno cacciato, Marina di Sibari c'era stato già l'appalto per dotare di acqua potabile l'intero villaggio. Adesso i lavori sono fermi, i lavori edili sono stati realizzati sotto la mia gestione. L'appalto non so che fine abbia fatto, spero che gli uffici comuni lo stiano portando avanti. L'obiettivo mio era quello di far arrivare i turisti all'estate 2016 già con l'acqua pulita nelle case. Purtroppo non è così, non per responsabilità mia, però è un impegno che deve continuare. Io ho realizzato questo, noi abbiamo realizzato, Cassano ha realizzato questo, altri per Marina di Sibari ci hanno lasciato una pendenza presso il TAR della Calabria per 40 milioni di euro. C'è l'associazione e la società di gestione che pretendono al comune 6 milioni di euro per lavori che sarebbero stati fatti. Noi qui abbiamo speso 2 milioni e mezzo, abbiamo fatto tutta questa rivoluzione, gli altri lavori io non li vedo. Poi c'è una pendenza sempre al TAR della Calabria perché l'associazione e la società di gestione pretendono un mancato utile per l'impresa per 25 anni e sono circa 30-35 milioni di euro. Se eventualmente il comune dovesse essere condannato sarà la fine per l'amministrazione comunale casanese. Altri che debiti, altri che investimenti sbagliati, altri che mutui. Allora, noi ci stiamo avviando verso la fine della campagna elettorale. Io sono fiero di come sta andando, del consenso che giorno per giorno ricevo, dall'incoraggiamento che ricevo da parte della gente, ma il mio è un impegno che vuole continuare per continuare con questa realizzazione, per far crescere Cassano, per realizzare una Cassano a misura d'uomo. Sibari al centro del mondo. Quando parlavamo Sibari, sito mondiale della cultura,
sembrava una fantasia. Mi dicevano che sognavo, che esageravo. Adesso andiamo al Parco Archeologico di Sibari e vediamo che tanto è stato realizzato. Sentiamo, grazie, sentiamo al Museo Nazionale della Sibarita e ci accorgiamo che è stato ampliato. Insomma, abbiamo rimesso in cammino una storia che doveva per forza non perire, ma continuare. Io voglio continuare così, senza contrapposizione, ricercando spazi di unità tra le popolazioni di Cassano. E scusate se lo dico, io credo che noi dobbiamo essere anche solidali tra di noi. Io credo che per tutto quello che abbiamo fatto, se eventualmente sono stati anche errori, io per questi errori chiedo scusa, perché l'uomo deve essere anche capace di chiedere scusa. Però se qualche errore abbiamo commesso in buona fede, non abbiamo organizzato traffici. Noi siamo stati profondamente onesti. Parlo di noi perché prima io e poi prima di me gli assessori e i consiglieri comunali che mi hanno assicurato il loro sostegno, il loro apporto, il loro afflato umano. Siamo stati una squadra che ha lavorato con passione, con dedizione, giorno e notte per far avanzare Cassano. E mi pare che in 3 anni di cose ne abbiamo realizzate. Ripeto, sono tutte qui contenute, anche l'immagine, la copertina, come vedete c'è l'intero territorio comunale di Cassano, non soltanto una parte. Non c'è la mia foto. Non c'è la mia, c'è la foto del territorio cassanese per dire che abbiamo esercitato un impegno su tutto il territorio cassanese. Io mi sono impegnato non perché debba fare carriera politica o debba conquistare altri spazi istituzionali. Io voglio continuare a fare il sindaco di Cassano perché io in questo comune ci vivo. In questo comune c'è la mia famiglia, vivono i miei figli. In questo comune dovrò continuare a vivere fino alla fine della mia esistenza. E mi voglio impegnare affinché questo comune possa crescere, perché i miei figli, come i figli di tutte le famiglie di Cassano, possano vivere un ambiente sano, un ambiente pulito, un ambiente a misura d'uomo. E io voglio che le famiglie di Cassano possano avere una migliore qualità della vita. E dobbiamo entrare anche nella seconda fase. Io parlo di reddito di cittadinanza per aiutare coloro i quali non hanno nemmeno la possibilità di comprarsi un pacchetto di sigarette. Ma al vizio del fumo si può anche rinunciare. Non hanno la possibilità di avere, diciamo, il mezzo chilo di pasta a casa. Perché ci sono alcune famiglie che purtroppo vivono in queste condizioni. E il pubblico, il sindaco di questa gente non si può dimenticare. Così come il sindaco non può dimenticare, non può far finta di niente di fronte all'ammalato. Noi abbiamo aiutato le persone ammalate. Poco, ma l'abbiamo aiutato. Vogliamo continuare a farlo, incrementando anche quell'investimento che avevamo realizzato. Vogliamo stare vicino ai bambini di quelle famiglie che non hanno la possibilità di pagare il ticket per la mensa o per il trasporto urbano. Vogliamo stare accanto agli anziani, che alcuni sono a Casa Serena, alcuni sono in altre strutture private e sono quelle che stanno nelle case, che vengono assistite dalle badanti. A queste persone dobbiamo volere bene. Dobbiamo volere bene, così come dobbiamo volere bene al territorio, all'intero comune di Cassano. Chi sta a Cassano Centro si deve sentire di Marina Sibra, chi sta a Marina Sibra si deve sentire di Corso Cavour, chi sta a Corso Cavour deve sentirsi uguale a quello che sta a Corso Lavoro Serra, chi sta a Corso Lavoro Serra deve sentirsi uguale, identico a chi sta a Piazza Roma di Sibra, chi sta al Fiego deve avere illuminazione pubblica davanti alle case, chi sta a Fornara deve avere l'illuminazione, ma deve avere anche la strada bitumata, perché la strada non è così. Io, avete visto, e poi chiudo, le immagini della strada tutta bitumata. Io sogno il mio comune, tutte le strade ben bitumate, pulite, con la striscia bianca. A Cassano Centro, all'Europa, a Doria, a Sibari, le contrade, al Fiego, a Giastreta, a Fornara, a Caccianova, a Murata, a Lattughella, in ogni dove, a Permota, a Fuscolara, dappertutto, perché noi dobbiamo abbellire questo comune, non dobbiamo farlo stare in condizioni sudice, perché quando sta malmesso il comune emerge solo uno. Io voglio che dobbiamo emergere tutti. In questi 3 anni io ho fatto questo, ho interloquito con tanta gente, con tante associazioni, con tanti tecnici, con tanti professionisti, con tanti uomini della cultura. Fa niente se alcuni oggi
hanno dimenticato questa apertura, questo amore, questo rapporto. Non fa niente, perché in democrazia può accadere di tutto. Però abbiamo la coscienza apposta, la coscienza politica, di aver fatto il nostro dovere, significando di essere stato soprattutto il sindaco di tutti. L'ho scritto sui manifesti, l'ho confermato con la mia azione. Anzi, i miei amici più diretti mi hanno sempre criticato perché ero più aperto verso gli altri che verso di loro. E io ho sempre spiegato che bisogna, nella famiglia ci conosciamo, va bene così, però dobbiamo interloquire con le altre famiglie. Io saluto tutti, abbraccio tutti, ringrazio tutti, anche quelli che non mi votano. Perché no? Scelgono diversamente, fa niente. So che però la stragrande maggioranza mi incoraggia ad andare avanti. Quando vedo questa realizzazione mi inorgoglisco, mi commuovo, mi emoziono, perché l'uomo di fronte a ciò che realizza si deve anche emozionare. E quindi al cittadino di Cassano, confrontate il mio lavoro con quello degli altri, che io non voglio criticare. Confrontate il lavoro fatto da Gallo, da Jacobini insieme, e confrontate il lavoro mio e della mia squadra. Confrontate la mia squadra e la squadra degli altri. Confrontate le nostre liste e la lista degli altri. Confrontate il nostro programma e il programma degli altri. Confrontate i candidati al sindaco. Vedete chi, secondo voi, in una fase come quella attuale, può dare maggiore garanzie, maggiore disponibilità, maggiore sicurezza. Vi ringrazio per questo viaggio bellissimo sul territorio di Cassano. Ripeto, sono solo degli esempi, avremmo potuto far vedere tante, tantissime altre cose, oppure avremmo potuto dire quello che, ma parlare per ore delle cose che vogliamo fare. Però gli esempi servono a far capire, e credo che i cittadini di Cassano, anche noi, no? Ci siamo resi, io mi sono reso conto oggi, camminando, arrivando a Camminare Sibili, che abbiamo fatto veramente tanto, non lo ricordavo nemmeno più. E per non dimenticare il lavoro che abbiamo fatto, ma che deve servire da sprono per andare avanti. Grazie a loro che ci hanno fatto compagnia, giovani che aspirano a vivere bene sul territorio del Comune di Cassano, che rappresentano la speranza anche per noi altri, perché noi dobbiamo stare accanto ai giovani, accanto ai ragazzi, che devono crescere bene, devono imboccare, devono avere rispetto alle istituzioni, imboccare la strada giusta, e noi adulti non dobbiamo tradire la loro speranza. Cittadini di Cassano, a voi un abbraccio affettuoso, con l'amore, la passione, l'affetto, la cordialità che necessariamente ci dovrà contraddistinguere, sapendo che viviamo in un momento difficile, e questo momento difficile insieme possiamo farcela. Io vi dico una cosa, che se mi date nuovamente l'onore il 5 giugno di essere nuovamente il vostro sindaco, io insieme a voi farò prendere il largo a Cassano. Allora, siamo arrivati alla fine di questo mini tour fra le cose fatte e le cose da rifare. Abbiamo voluto chiamarlo così perché abbiamo visto un esempio di quello che è un'amministrazione non tanto attenta, che forse ha sprecato dei fondi, è un'amministrazione virtuosa le cui cose fatte sono sotto gli occhi di tutti, perché è innegabile che Marina di Sibari abbia cambiato volto, è innegabile che la villetta sia stata ridata ai bambini, è innegabile il lavoro fatto sulla strada di Via Cavour nel centro storico. Ora non ci ritorno più, perché il candidato sindaco Gianni Papasso ha già spiegato abbondantemente. Io vorrei soltanto fare mie le considerazioni di Lorenzo Guerini, che ieri è venuto a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Papasso. Lui poi, alla fine, la sintesi di quello che ha detto è questa, e in effetti, niente tatticismi, niente trame, puntiamo alto, pensiamo ai progetti ambiziosi e scegliamo le persone che sappiamo che questi progetti ambiziosi li possano poi alla fine inseguire e perseguire con tenacia. Quando si sceglie un candidato sindaco si deve sapere bene a chi si sta affidando le sorti del paese, perché un sindaco sa, avrà 10.000 problemi da affrontare, per cui esperienza, continuità, voglia di fare, amore per il territorio sono
sono i requisiti indispensabili per un sindaco. Il 5 giugno rifletteteci. Grazie a tutti, grazie, buonasera, e pensatevi un invito di nuovo al voto per l'Alleanza Civica Democratica Riformista per il candidato a sindaco Gianni Papasso.